Sui migranti l'accusa di Salvini a Malta, atto ostile verso l'Italia, bussola e benzina per farli arrivare a Lampedusa, afferma il Viminale. La cronaca con Lorenzo Santorelli. Ancora furbizie da parte di Malta, denuncia il Viminale, per il quale La Valletta viola le leggi europee sui migranti. Venerdì scorso, secondo il Ministero dell'Interno, la Guardia Costiera maltese avrebbe intercettato un'imbarcazione con 13 persone a bordo. Anziché condurli in un proprio porto, avrebbe fornito loro giubbotti di salvataggio, benzina e bussole per raggiungere Lampedusa. Un atto ostile, lo definisce Salvini. Il Ministro dell'Interno si ricollega anche agli sconfinamenti della gendarmeria francese nel riportare migranti a Clavière e alza il livello delle accuse all'Europa, c'è la sensazione che l'Italia sia sotto attacco. In passato le autorità della Valletta, oltre a negare spesso la competenza in prossimità del canale di Sicilia, si sono fatte scudo dietro i numeri dell'ONU. Malta, che ha 500.000 di abitanti, per ogni 1.000 residenti accoglie 18 rifugiati contro i 2 dell'Italia. I rifugiati però rappresentano solo una parte degli stranieri e a questi vanno aggiunti 180.000 richiedenti asilo e 600.000 migranti con documenti scaduti. Il Parlamento europeo ha votato una riforma del regolamento di Dublino che eliminasse l'obbligo per gli stati di primo accesso di esaminare le richieste d'asilo. La proposta, che prevedeva anche quote di redistribuzione dei migranti, si è poi arenata per i veti dei paesi dell'est. Fuggono alla vista